nel corso di laurea magistrale in giornalismo e cultura editoriale dal titolo Radio Cronica 2.0 verso una nuova forma di oralità e di giornalismo. Evoluzione di un modello dalla guerra a tutto il calcio. Il professor, il redattore, il professor Giorgio Triani e il correlatore, il professor Paolo Ferrandi. Do la parola al relatore. Allora, il titolo è un po', fa un po', non dico torto al contenuto, nel senso che io... Il titolo è molto ampio. Il titolo è il Radio Cronaca 2.0 verso una nuova forma di oralità e di giornalismo, era un po' l'ho spinto io così in preda a furori del 1.0, magari potevo stare più tranquillo, nel senso che quella è una parte che forse qua non manca, nel senso che io pensavo delle cose sulla... però questo è una premessa per dire comunque è un buon lavoro e sicuramente buono nella parte che riguarda la descrizione, l'analisi di come la radio è venuta cambiando, il ruolo della RAI, dei giornalisti, quindi mi sembra che lì la narrazione sia e il racconto sia abbastanza convincente. Comunque, come il mio costume, ti lascio subito la parola. Come tuo costume saggio, diamo la parola. Come i pochi saggi. La parola al signor Basti per presentare il suo lavoro, no? Diciamo che la mia tesi cerca di analizzare quelli che sono gli aspetti più importanti della radio e quindi l'aspetto storico, perché comunque se si analizza quello che è stato il ruolo della radio a cominciare dal periodo fascista, quindi prima della seconda guerra mondiale fino alla fine appunto della stessa, l'unico mezzo che poteva dare informazioni, che permetteva alla gente di conoscere quello che succedeva al di fuori dei confini italiani, un aspetto sociale, perché appunto come primo strumento di comunicazione può essere considerato anche come primo strumento di comunicazione di massa, perché permise alla gente di unirsi, di raggrupparsi e quindi di ricevere delle informazioni anche da un punto di vista sociale. Ed infine l'aspetto giornalistico, perché appunto già con l'avvento della propaganda del fascismo si cominciarono a buttare le basi per quella che era appunto l'attività giornalistica della radiodiffusione con la nascita e la creazione appunto dei primi radiogiornali e delle prime radiocronache. Appunto nella tesi inizio parlando di quelle che sono le radiocronache di guerra, racconti dei fatti che avvenivano lontano dai confini italiani, prima dalle campagne d'Africa, che servivano appunto per cercare di invogliare la gente, quindi cercare di arrivare non solo alle menti ma anche ai cuori degli italiani. Con lo scoppio della seconda guerra mondiale questa sorta di attenzione per la radiocronaca aumentò e si capì che si doveva sfruttare in qualche modo questo racconto dei fatti e soprattutto questo racconto dei fatti in qualche modo in diretta. Diciamo che di pari passo alla nascita, quindi all'affermazione della radiocronaca di guerra, ci fu soprattutto la nascita della radiocronaca sportiva, che è quella che analizzo. Già appunto durante il periodo fascista vi furono degli esperimenti per cercare di mandare in onda le dirette di alcuni avvenimenti sportivi molto importanti, tra cui il Giro d'Italia, che aveva una certa popolarità all'interno appunto del nostro paese, gli incontri di boxe. Il primo fu un incontro che vide due atleti italiani scontrarsi a Milano e soprattutto quelle che erano le manifestazioni più importanti. Nella seconda parte analizzo la trasmissione Tutto il calcio minuto per minuto. Diciamo che Tutto il calcio minuto per minuto può essere analizzata partendo da dei presupposti. Come già detto in precedenza, la radiocronaca sportiva e quindi il racconto delle partite di calcio si era provato a farlo anche in passato e quindi anche durante il periodo fascista. Solo che il racconto delle partite del campionato italiano fallì miseramente perché non c'era questa sorta di attenzione che si riscontrò successivamente e quindi si passò solamente al racconto di quelli che erano gli eventi più importanti a livello nazionale e internazionale, come appunto le radiocronache delle partite della nazionale. La prima voce fu Nicolò Carosio, che alla fine della seconda guerra mondiale fu portato in quella che poi sarebbe stata la nascente RAI e fu la prima voce dello sport italiano. Fu lui a esaltare in qualche modo il popolo in un periodo in cui c'era una lenta ricrescita, si cercava di tirarsi fuori da quelli che erano i problemi della seconda guerra mondiale
e fu lui a raccontare appunto i primi due mondiali vinti dalla nostra nazionale. L'aspetto di tutto il calcio minuto per minuto quindi nasce da questa esperienza, possiamo dire, da un'esperienza che raccontava le partite su tutti i 90 minuti e che cercava appunto di addentrare all'interno di questo sistema, di questo modello di comunicazione, un qualcosa di nuovo, una novità. Quindi possiamo dire che possiamo dividere tutto il calcio minuto per minuto su tre aspetti completamente diversi. Abbiamo un aspetto che è appunto quello dell'esperimento, nel corso della, nello stilare la tesi ho avuto modo di confrontarmi e intervistare anche dei giornalisti di RAI, appunto il caporedattore della RAI e coordinatore della trasmissione Riccardo Cucchi, che è, appunto, ha parlato di un primo fenomeno, di un primo momento di esperimento. Quindi tutto il calcio minuto per minuto nasce come, sostanzialmente come esperimento. Era una trasmissione già in progetto nel palinsesto RAI, nelle strutture tecniche RAI, che però non era mai partita realmente. Partì solamente nel 1960 grazie ai mondiali, alle Olimpiadi del 1960, e quindi si riuscì a collegare diversi campi, diversi luoghi e mandarli in onda contemporaneamente. Questa fu un'innovazione tecnica fino ad allora.